E bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo inizio video su Minecraft. Oggi ragazzi siamo qui in un video davvero speciale, infatti oggi è lo speciale 100 iscritti. Ragazzi, incredibile traguardo raggiunto dopo poco tempo di attività del canale, infatti vi ringraziamo tantissimo, siamo già a 124, quindi cosa aspettate? Iscrivetevi al canale e abilitate la campanellina per non perdervi nessun video che uscirà nei prossimi giorni, perché Gustano, sono pronte tantissime nuove sfide e tantissime nuove challenge, no? Da portare sul channel, quindi iscrivetevi, campanellina, per questo video Gustano, quanti like? Almeno 20 like, ragazzi. Ragazzi, 20 like per un video così speciale che deve fare tante views, perché ci teniamo che lo veda le più persone possibili. Questo sarà un video molto lungo, perché è appunto uno speciale. E non ci faremo una semplice sfida in un minigioco come facciamo sempre, ma ci sfideremo in tantissimi minigiochi, come vedi qua. Questo che è un minigioco con le galline, molto bello, che è il mio preferito. Questo che è una parkour a tempo. Quello che è un po' più difficile da spiegare, ci farò vedere dopo. E qui che è una gara di tiro al bersaglio. Ma passiamo al primo minigioco, Gustano. Tra l'altro ho visto che hai cambiato anche skin. Sì, molto bella ragazzi questa qua. C'ho il mantello rosso e la skin rossa. Veramente prima, all'inizio, inizialmente avevo quella del tartaruga, poi comunque l'ho cambiata. Hai cambiato anche account, infatti adesso non sei più Gustano Top, ma sei Gustano 32. Sì. Io invece ho sempre la stessa, questa qui carina. Ma forse la cambierò, non lo so. Comunque, questa qua è una delle skin più belle, a parte quella di Gustano, vabbè. Qua ragazzi c'è un barile pieno di pepite d'oro. Come funziona? C'è un meccanismo che quando passi su questa purchase plate, in cui c'è scritto start, che inizio, le pepite passano qui. Quando passo da qui, invece dove c'è scritto end, le pepite smettono di passare. E ci sarà un risultato. Quindi qui c'è una breve parkour che noi percorreremo prima io e poi Gustano, e sarà a tempo. Ok, va bene. Capito Gustano? Quindi chi farà il punteggio più basso, cioè chi avrà meno pepite alla fine qua dentro, vincerà. Okay. Sei pronto? Inizio io, se sì, non sì, ti dispiace. Sì, vai, inizio. Quindi 3, 2, 1, vai. Siamo partiti. Ragazzi, devo battere assolutamente Gustano in questo primo minigame. Oh, ce l'ho fatta. Ok, ho finito. Ce l'ho fatta. Vediamo il mio punteggio. 3 stacchi e 18. Ok. Quindi questi li metto sotto. E adesso tocca a te, Gustano. Sei pronto? Sì. 3, 2, 1, vai. Passa la porta. E proviamo a fare questo parkour. Ok, ci sono più o meno, eh. No, Ghost.
No. Vediamo intanto quest'anno a quanto sta, ragazzi. Ah, io ho già vinto. Ghost. Ho già vinto, vai, vediamo quanto riesci a fare. No. Perché quanto sto, quanto sono? Sei a più di 5 stack. Oh, c'hai quasi fatta, è che non riesci bene a controllare il controller. No, quello non ci credo, però. No. Gostano, mi dispiace, ma la tua sfida termina qui. Questa prima sfida finisce 1-0 per il primo. Ma c'è un'altra interessante prova, quella con i vagonetti. Sì, quella molto bella. Ah, adesso mi rifarò con questo nuovo minigioco, il tiro con l'arco sui carrelli. Sì, non credo proprio, perché io con l'arco sono molto forte. Qui abbiamo gli archi con le frecce, prendine uno e una freccia. Ok. E adesso saliamo sui carrelli. Ok, sei pronto, Costano? Questi sì. Archi hanno infinito, quindi le nostre frecce, anche se sono una, saranno infinite. Ok. Quindi partiamo subito fra 3, 2, 1, vai! Ho preso Costano. Ragazzi, ci saranno più round, quindi l'obiettivo è buttarlo giù o comunque ucciderlo. Vai. Oh, ho vinto il primo round, ragazzi. No. Ah, sì. Sei caduto dal carrello. Ho preso il carrello perché prima avevo preso Costano e poi non avevo preso il carrello, quindi 1-0 Pumo. Sei pronto, Costano, per il secondo round? Sì. Va bene, vedremo. Via. Ragazzi, ding. È disciottato Costano. Già. Vabbè, dai, già che ci siamo, facciamo un terzo round, così, dato che ci abbiamo messo poco. E saliamo su sti carrelli. Vai, Costano. Sono salito. Ok. Sei pronto allora? Sì. 3, 2, 1, vai. Ragazzi, ma sono fortissimo con l'arco. Non cioè, ti ho preso subito. Vabbè, quindi stiamo 2-0 per Pumo. Sì. È incredibile. Vi giuro che in questo gioco, tra l'altro, l'avevamo fatto già tempo fa. E Gostano mi ha tenuto benissimo testa. E oggi sono molto in forma con l'arco. È strano comunque. Cioè, io... GG a me. Adesso ci sfideremo nella caduta dei polli. Che questo, secondo me, è il minigioco più bello. Perché c'è anche un meccanismo di redstone per farlo funzionare. Quindi, ragazzi, vedremo. Spero tu sia pronto, perché ci stiamo per sfidare in una sfida incredibile. Sì, questa credo che mi farò, perché comunque stiamo 2-0 per te, quindi magari questo round lo vinco io. Sì, ragazzi, perché quest'anno deve per forza vincere per almeno pareggiare, perché ci sono anche degli giochi e qui ci sono le rotaie che danno abbastanza fastidio con il volume, però dobbiamo prendere il... Questa sfida ci sarà una sfida con l'arco di nuovo. Gostano, un'altra cosa molto importante: se tu vinci questi ultimi due round possiamo pareggiare. Ok. Però se ne vinco io solo uno, vinco io. Okay. Quindi sei pronto? Allora, inizio io, così ti faccio vedere come si gioca, va bene? Sì. Sono pronto. Il volume bisogna che sia alto, quindi scusiamo se magari si sentirà un po' male la nostra voce, però è essenziale il volume in questo gioco, perché le campane si devono sentire quando finisce il gioco. Sì. Quindi quest'anno sono pronto, vado. Allora, dovrebbero cascare le galline, non dobbiamo superare la linea bianca. Ok, inizia ad accadere una gallina. Un punto, devo contare i punti. Uno, quindi due. Ragazzi, ho fatto un po' schifo, però come vedete, quando non prendi un bersaglio la campana suona. Però io in questo caso ho fatto schifo perché sono scarsi con l'arco. Io credo che io faccio meno di due, ragazzi. Vediamo, vai, sono curioso. Vai, Ghost. Vai. Non l'ho preso. Zero. Vabbè, dai, facciamo così. Dato che abbiamo fatto schifo tutti e due, che ne dici di rifarla questa? Così almeno facciamo una figura un po' migliore. Allora, sono pronto, ho iniziato. No, ma cosa? Ma ne sono caduto una volta. Ragazzi, incredibile. Allora, facciamo così. Rifacciamo un'ultima volta.
questa è davvero la decisiva. Vediamo qua. Ragazzi, vabbè, non abbiamo preso nulla. Siamo scarsissimi. Dai, dai, ci riprovo, ci riprovo. Mamma mia, vedo. Cosa è successo? Aspetta, lo prendo. Zero! No, 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 dai, non dai. Ci chiede, aspetta un attimo con me. È partito. No. Ci riprovo io, ci riprovo io, aspetta. Vedo. No, ci riprovo io, ci riprovo io. Vado, vado. Lo prendo io. Ragazzi, questo episodio è diventato ignorantissimo. Va bene, dai. Dato... No, 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 basta, dai. Facciamo così. Questa sfida è zero. Facciamo che nel prossimo episodio... Nel prossimo episodio, ragazzi, ci rifaremo, vi giuro. Vi giuro, ci rifaremo. Questa sfida vale zero. Facciamo che l'ultimo minigioco vale due. Così se vinco io vinco, se vinci tu pareggi. Ok. Ok? Sì. Sì. Va bene, andiamo. Ok, ragazzi, questo è il minigioco finale che vale due punti. Quindi o pareggio oppure Pumo vince. Quindi iniziamo. Allora, ragazzi, spieghiamo subito le regole. Intanto ci sono due team. Team arancione e team blu. Quale vuoi essere quest'anno? Scegliere quello arancione. Ok, quindi queste sono le tue cose. Prendi e indossa l'armatura arancione, poi spieghiamo le altre regole. Qua sotto, ragazzi, vedete che c'è dell'acqua. L'acqua serve perché... lo vediamo subito, aspettate. Prima di tutto metto questo. Ok, e siamo pronti. Allora, a cosa serve il piccone e a cosa serve l'acqua? Noi saliremo su quella piattaforma e dobbiamo distruggere la cobblestone. E dobbiamo cercare di non cadere, ma far cadere l'avversario. Ok. Quindi l'ultimo che rimane in piedi vince. Una regola molto importante: non si può salire sul blocco di calcestruzzo, cioè si può stare solo sulla cobblestone. Okay? Non vale che tipo sali su il lato. Quindi saliamo subito, Costano arriva. Ok. E poi ci possiamo anche sfidare. Allora, saranno un paio di round, si arriverà a due. Ok. E quindi niente, sull'uno pari, spareggio finale decisivo. Quindi, sei pronto, Costano? Sì. 3, 2, 1, vai. Io inizio a romperti un po' i blocchi. Vai. Io cerco di scavare sotto i piedi di Costano. Anche se... Oh! No! Ragazzi, ce l'ho fatta! Subito round 1-0. Ok. Ghost, dato che non sei morto perché c'è l'acqua, puoi salire subito sopra e facciamo il secondo round. Mi raccomando, devi cercare di non scavare blocchi a caso, ma cercare di scavare blocchi so dove sono sopra io, ok? Ah, ok. E cercare di farmi cadere. Allo stesso modo farò io. Vai, iniziamo, via. Quindi devi cercare un po' di saltare via. Ok. Ops. Rompiamo qui, ragazzi. Prendiamo qua. Oh no. Sono salito sul calcestruzzo. Ragazzi, ho perso il round. E Gostano mi ha buttato giù, giustamente. Okay. Ragazzi, siamo qui. Ci sarà l'incontro decisivo. Vabbè. Vediamo. Non si può comunque mettere blocchi, eh? Sì. Quindi stiamo attenti. E via. Terzo round. Ragazzi, questo è decisivo. Aiuto. Gostano. Oddio. Ragazzi, potrei buttare giù Gostano? No. Ragazzi, lo butto anch'io. Ragazzi, sono riuscito a vincere per pochissimo questo gioco. È incredibile le parole di Gostano. Ma vabbè, è stato difficile perché tu stavi per cadere, però... Me la sono giocata, ce la siamo giocata. Gostano, complimenti, perché sei arrivato un passo dal pareggio. Comunque, ragazzi, per questo video credo possa essere tutto. Lasciate un like se volete altri video in questo mondo, perché potremmo abbellirlo, perché adesso è un po' brutto, super flat, così tutto piatto. Però magari potremmo decorarlo, sì. Potremmo aggiungere nuovi minigiochi, tra cui mi aveva consigliato Gostano Honey Drop. Ah, sì. Lo vedrete prima o poi sul canale. Vedete anche un video sulla una mappa di... Stumble Guys, che è quella dell'Aquapark, la mia preferita, la troverete sul canale su Minecraft.
E niente, noi vi ringraziamo tantissimo per i 100 iscritti, vero Sì, Gustavo? molto grazie per i 100 iscritti, ragazzi, per questo supporto che ci state Siete dando. grandi, abbiamo iniziato a registrare il video diversi giorni fa, infatti questo video lo stiamo registrando nell'arco di più giorni e eravamo a 24 iscritti quando abbiamo iniziato a registrare, adesso siamo a 34, 37, quindi ragazzi vi ringraziamo tantissimo del supporto che ci state dando, noi ci vediamo in un prossimo video che potrebbe uscire veramente a breve, quindi un saluto da me. E D'Agostano. Bella!